Ciao a tutti! Oggi prepareremo le spigole con patate in salsa di basilico. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono spigole, patate a fette, pomodorini in quarti, acqua, basilico, olio, aglio, formaggio spalmabile tipo Philadelphia, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il basilico, l'aglio, il sale, il pepe ed azioniamo il bimby per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la Philadelphia ed amalgamare per 30 secondi a velocità 3. Uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Chiudiamo con il coperchio il misurino. Azioniamo il bimby per un minuto a velocità 4 e versiamo l'olio sul coperchio. La salsa basilico è pronta, trasferiamola in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettiamo l'acqua, chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il varoma, mettiamo le patate, i pomodorini, mettere un po' di sale, un po' di pepe, posizioniamo il vassoio con le spigole, chiudiamo con il coperchio e lo facciamo cuocere per 35 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Le spigole con le patate sono cotte. Andiamo a impiattare. Spigole con patate in salsa di basilico. Grazie e alla prossima ricetta!